Cuneo nei primi 9 mesi dell'anno è la seconda provincia esportatrice del Piemonte. Noi ne vogliamo parlare con Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo. Ben trovato, presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dunque, il valore delle esportazioni cuneesi di merci è aumentato. A cosa è dovuta questa crescita? Innanzitutto dobbiamo avere la consapevolezza che in questa benedetta terra di Granda, nonostante tutte le difficoltà, tutti i problemi, tutte le congiunture di questo mondo, si continua a lavorare con impegno, con passione, si stanno trovando le giuste strade che la tecnologia ha messo a disposizione della qualità delle nostre produzioni e continuiamo a raccogliere nel mondo il consenso per il Made in Granda. Credo che i dati la dicono tutta di come Cuneo all'interno proprio del nostro Piemonte è una locomotiva straordinaria. Stanno soffrendo quasi tutte le comunità piemontesi, ma Cuneo, nonostante tutto, riesce a dare ancora segnali non solo di vivacità, ma percentuali di crescita che veramente stupiscono anche chi ci sta guardando da lontano. Un più 4,8% rispetto al gennaio-settembre del 2018, la dice tutta di come si continui a crescere. Il nostro import è anche cresciuto, il saldo della bilancia commerciale è altissimo, in questi primi 9 mesi è vicino ai 3 miliardi di euro e la crescita sostanziale, continua, presso i mercati del mondo confermano che l'Europa è ancora la grande protagonista dell'export della provincia di Granda, ma anche quasi il 25% noi lo esportiamo in paesi lontani, nell'America, in Svizzera, in Cina, in Canada, che sono i nostri principali mercati per l'esbocco delle nostre merci, della nostra tecnologia, di tutto quanto facciamo positivamente. Il tutto condito da una situazione che a volte può essere anche inspiegabile all'esterno. Quando una società economica come la nostra cresce, dovrebbero crescere di conseguenza anche tutti quegli elementi che servono per poter favorire una crescita, partendo dalle infrastrutture. E qui siamo ancora una volta al fanalino di coda d'Italia. Siamo all'85esimo posto in Italia per quanto riguarda il deficit infrastrutturale e siamo invece la locomotiva per quanto riguarda la crescita. Credo che un abbinamento di questo tipo non può più coesistere per il futuro. Si crescerà e si continuerà a crescere, ma questa terra ha bisogno degli strumenti indispensabili per poter competere. E credo che le infrastrutture sono l'elemento principale, vuol dire avvicinarci ai mercati, vuol dire avere l'opportunità di essere frequentato più abitualmente in modo semplice. Mentre noi oggi viviamo questa grande handicap che auguriamoci nelle prossime stagioni si possa in qualche modo sopperire a queste nostre difficoltà. Tenendo anche conto che si sta aprendo nel Mediterraneo una porta enorme con la piattaforma di Vado, perché l'approccio al mercato mondiale avverrà non più dai porti del nord, ma avverrà dai porti del Mediterraneo e questo grande porto innovativo che è stato aperto permetterà alla nostra terra, che è a 54 km di distanza, di diventare addirittura uno degli elementi importanti, io credo, per l'approvvigionamento dell'Europa, ma anche la porta per portare l'Europa verso il mondo. E in tutto questo contesto il Made in Granda, se sapremo ancora sostenerlo, come abbiamo fatto in tutti questi anni, potrebbe sempre di più diventare uno degli elementi importanti sui quali costruire il nostro futuro. Quindi siamo ottimisti in questa direzione, pessimisti per quello che oggi ci lascia questo 2019, con tante incertezze in termini generali, ma tutto sommato, continuando a lavorare come abbiamo saputo fare in tutti questi anni, la nostra terra chissà che non ci metterà in condizione di vivere ancora stagioni importanti e stagioni future. Quindi un augurio anche ai radioascoltatori di Stereo 5, sincero, appassionato da parte del sottoscritto, e mi auguro che quell'ottimismo che è in me io possa infonderlo alla nostra comunità, alla radio Primi, ma anche a tutti i suoi ascoltatori che possono guardare ad un sereno Natale e ad un 2020 foriero di positività. Ecco, questo è il mio augurio che faccio con l'amicizia che da sempre mi avvicina a tutti voi. Presidente, io la ringrazio anche da parte mia e di Radio Stereo 5, i nostri migliori auguri e a presto. A presto a tutti voi.